Benvenuta a Sarai nella mia trasmissione sopra un'ottava. Ciao Sara, Ciao, ciao a tutti. benvenuta. Allora, ti colleghi da Roma, vero? Sì, vengo da Roma e sono a Roma, romana di Roma proprio. Romana di Roma, dalla capitale. Beh, insomma, si sente l'accento, romano. Ascolta, io Sente? sono. Sì, si sente, sì. Ascolta, io so che hai iniziato a avvicinarti alla musica da ragazzina, insomma, verso 13-14 anni, tu carta e penna, hai cominciato a scrivere perché avevi un'esigenza di scrivere. Giusto, è giusto così. Ho iniziato quando ero più piccola, in realtà senza pensare al futuro, a pubblicare canzoni, era proprio molto di getto. Infatti, le prime canzoni che ho pubblicato sono proprio scritte, si sente di getto, proprio per sfogarmi, per sfogo. È sempre stato così, anche da prima di 13 anni, però ovviamente all'inizio era proprio una cosa inconsapevole, ecco. Ecco, e poi è diventata piano piano più conscia. Era evidentemente un'esigenza, anche una protesta forse verso la società, alcune cose. All'inizio no, perché comunque non ci pensavo proprio, era più che altro un modo per sfogarmi e capirmi, era come parlare con una persona, capito? Come quando parlo con te, magari mi dai un consiglio. La musica non si sa come mi ha fatto capire un sacco di cose, mi ha dato un sacco di risposte, quindi era più un dialogo con me stessa, ecco, mettiamola così. Eh beh, una sorta di terapia, no? Alla fine. Esatto, sì, infatti, alla fine sì, invece dello psicologo ho usato c'è la la musica. musica. Io dico sempre, che la musica è terapia per l'anima e per noi stessi, in primis. Davvero, vero, è proprio vero. Eh sì, e so che nel 2020 firmi con Talento Liquido, quindi comincia, diciamo, un percorso verso una professionalità, no? Verso la musica. Sì, diciamo che poi a un certo punto ho iniziato a suonare in giro per locali proprio qui a Roma e ho vinto dei contest, ma inaspettatamente, cioè nemmeno sapevo di vincere. Una volta addirittura quando dicevo, hanno detto il premio nemmeno stavo lì, me ne ero andata, cioè proprio non mi fregava niente perché avevo avuto 15 anni, non mi interessava molto. Un giorno però un ragazzo che fa parte di Talento Liquido, saluto Nacca se sta vedendo, ha detto all'etichetta: guarda, questa ragazza è brava, mi ha visto suonare in un locale una di quelle sere e mi hanno contattato. E da là è iniziato un percorso che ancora oggi in realtà continua, in cui cerchiamo di farlo più sul serio, ecco, in cui l'ho presa più sul serio. Quindi è stato molto molto utile conoscerli e formativo, devo dire. Certo, è uscito un primo singolo, Ci hai perso tu, sono andata ad Giusto. ascoltarmelo, molto carino, Non male. sì, Ci hai perso È tu. carino, molto arrabbiato però. Infatti, appunto, ti stavo dicendo, si sente tutta la tua rabbia, il tuo sfogo. E poi so che hai partecipato alla 14ª edizione X Factor. Ti ricordo, tra l'altro, che esperienza è stata per te? Allora, è stata un'esperienza molto formativa anche quella, perché ho conosciuto un sacco di persone uguali a me che seguivano lo stesso sogno. È stato anche molto complicato perché comunque lì c'è un misto tra emozioni positive e negative, no? Un po' l'adrenalina che è un po' l'ansia e un po' invece la voglia di suonare. Quindi è stato bello anche proprio accogliere queste emozioni e imparare anche un po' a domarle, perché poi lì per lì che fai, cioè non è che puoi fare molto. Quindi è molto formativo. Io penso che ogni cosa che si fa in musica ti forma sempre di più. È una crescita proprio anche molto lenta. All'inizio non pensavo fosse così. Facendo casting, contest, conoscendo un sacco di persone, anche più grandi, ho capito che ogni cosa, insomma, fa brodo, insomma, fa cultura, esperienza. Esatto, metti tutto nel famoso cassetto, no? O Sì, tasca e poi tiri fuori all'occorrenza un album d'esordio, esatto. dopo tutto, Esatto, anche questo, giusto. bello, ho ascoltato i tuoi brani, mi piacciono, anzi invitiamo il pubblico a farlo perché si Sì, trovano, grazie. in Io streaming. comunque, dove volete, Spotify, qualsiasi piattaforma, Amazon Music, Apple Music, YouTube, tutto. Esatto, anche qui dopo tutto, insomma,
titolo. Bello leggero, no, vabbè. Non è casuale. No, no, ma che questo primo album è stato tutto quanto un devasto amoroso, che in realtà ero molto piccola, cioè avevo avuto 16 anni, in realtà non troppo tempo fa, però ero persa per questa ragazza, ero innamorata persa. Ho scritto quest'album per lei, ma in realtà era proprio uno sfogo, sì, poi ero molto legata a lei, forse come idea, non come poi reale persona, perché ci sono stata così poco che ad oggi mi fa anche quasi ridere, no, l'idea di aver dedicato tutte queste canzoni a una persona che alla fine era un'idea, ecco. Però io le provavo tutte ed è un pezzo di cuore quell'album, ecco. Quindi se volete ascoltatelo. Esatto, infatti, e si sente tutto, davvero. E poi so che appunto sei anche stata selezionata tra le 42 esibizioni fatte a Sanremo Giovani, vero? Anche sì, qui è stato molto parte. Bello anche lì. Beh sì, diciamo che lì è stato molto più, anche più complice, cioè per me è stato più facile dal lato emotivo, cioè che ero più preparata, però comunque avevo molta più ansia dalla prestazione, perché lì ero circondata da persone che già erano più conosciute, sotto etichette molto più grandi, quindi insomma è stato anche un po', cioè, è stato soddisfacente vedermi lì in mezzo in realtà, però... anche molto insomma tosto, ecco, c'è da dire, però bello, molto bello. Sì, anche questo indubbiamente te lo porti con te, insomma è una bella vetrina e visibilità sicuramente. E poi appunto l'ultimo singolo, Lacrime sul pavimento, è il motivo per cui poi oggi siamo qua io e te, che vogliamo un po' presentarlo al pubblico, perché è nato, cioè è uscito in realtà a fine settembre e sta ruotando in tutte le piattaforme radio benissimo, e anche qui raccontami una diciamo un'incomprensione poi alla fine, no, il tema, se ho ben capito. Sì, diciamo che in realtà è più, diciamo, un amore un po' tossico, mettiamola così, in cui di base secondo me se ci sono delle lacrime non va bene. Ecco. Poi lacrime sul pavimento perché l'ispirazione è nata proprio da una lacrima sul pavimento che ho visto e ho detto ah che brutto, cioè come se mi ha stimolato l'ispirazione, ecco, io vado molto così, molto a ispirazioni... che mi arrivano così di botto, quindi diciamo ho approfittato di questa ispirazione per raccontare un po' la mia situazione, ecco, che non era proprio felice. E beh, insomma si sente la tua sincerità, la tua sofferenza, ecco, alla fine. Sì, anche se poi la canzone, se l'ascoltate, è molto cioè movimentata, non è che è una ballad solita. Io amo fare questo contrasto tra il triste e il poi felice, no? Un po' come affrontare le cose con leggerezza, quindi se lo ascoltate noterete questa cosa. Infatti, a me ha aiutato molto. Infatti, poi lo mandiamo alla fine comunque, di cura, di salute. Meno male. Ci sta. Molto bello, anche comunque poi il genere con cui insomma poi alla fine viene fuori, che è NB e Fanny, no? Alla fine, come genere, no? Privilegiato, quindi. Sì, alla fine si è creato, cioè, diciamo, ho preso questa nuova onda da che ero molto pop classico, pop indie, sono arrivato un po' più sull'onda pop funk, che richiama un po' le influenze che ho adesso, ecco, comunque col tempo le cose cambiano e sono cambiata anch'io da dopo tutto a ora, insomma, quindi questo è il mio nuovo inizio. Certo, beh, si matura, no? Alla fine sì, esatto. È un viaggio sempre sperimentale, esatto. No? Quindi è giusto. Esatto. È giusto. E adesso come ti stai muovendo? Quali sono i tuoi prossimi progetti? Se posso sapere. Certo, no. Si può. No spoiler, però accenno. Comunque sto registrando un sacco di brani, sto lavorando a dei casting, delle cose. Cerco sempre di mantenermi attiva. Quindi in realtà i piani sono di suonare tanto in giro, sperando non solo a Roma, spero di andare anche fuori. Speriamo, anche qua, da me. Sono logisticamente in Liguria. Vabbè, non ci sono mai stata, ma ci verrei molto volentieri. Ci sono stata una volta solo a Sanremo e basta, mai più andata. Sono più di qua a est, quindi...
Sì, sul mare, quindi insomma, Beh, bello, bello. anche il mare ispira, per la Eh musica beh, io compone. la voglia al mare lo amo da morire, quindi capisco. Capisci? Quindi ecco, scusa l'interruzione, mi stavi dicendo che stai comunque producendo altre cose, ti vedremo presto allora. Sì, spero di sì, perché insomma a breve pubblicherò altri brani, continuerò insomma questa nuova onda che ho preso e spero di cavalcarla bene, insomma, di cercare di andare sempre dritto per la mia strada, ecco. Verso un secondo album, quindi. Eh beh, sì, piano piano, il secondo album ancora non c'è, però quello, insomma, sì, diciamo, questi brani sicuramente saranno parte della seconda parte di Sarai, ecco, che poi è il mio nome d'arte, quindi. Esatto, perché sarai? Perché allora io mi chiamo Sara, no? Come Sì. avete capito? Quindi ho detto le opzioni sono poche perché col mio nome non è che c'era tanta roba, c'era o Sarai o Sara Cinesca, o, insomma cose un po' strane. Quindi ho detto, beh, tra tutti era il più bello Sarai. Guardo molto al futuro, quindi ci sta con me, diciamo, mi si addice. Si addice. Bello, bello, sicuramente Sì. Meno l'originale. male, Bene. sono contenta. Bene, Sara, cosa vogliamo aggiungere d'altro? Di seguirti sui social? Sì, allora mi trovate su Instagram come sono Sarai trattino basso, e su Facebook come Sarai Musica con due A alla fine, e anche su TikTok mi trovate come sono Sarai. Lo uso poco, ma lo userò di più, quindi state insomma connessi, seguitemi su Spotify, ovunque, ascoltate. Grazie. Esatto, e sostenete la musica, che è importantissimo per voi, appunto, artisti giovani. Quindi, giusto. Grazie. Sì, giovane, Fino a 100 è giusto, è siamo giusto. giovani, poi. Sì, vabbè, ammazza. Ne Giusto, va parliamo bene. poi. Bene, grazie allora, Sarai. E lasciamo il pubblico Grazie in mille. bellezza con lacrime sul pavimento. Grazie, Buona buon serata, ascolto. buon ascolto. Le tue lacrime sul pavimento, forse sì che c'era sentimento. Dimmi che cos'hai che non mi guardi, litighiamo ogni ora. Io non mi fido di te. Coincidenze, non ci credo mai. Mi fischiano le orecchie, voglio credere che sei te. Rimani fino a quando vuoi. Forse è il caso di fermarsi. Io non smetterò di amarti, baby. Rimani fino a quando noi non sembriamo come gli altri. Io non cerco di cambiarti. E lacrime sul pavimento. Forse sì che c'era sentimento. Vedere le tue lacrime sul pavimento. Forse sì che c'era sentimento. So di essere realista, ma mi piace credere che questo treno porti da te. So che sei un'altra fissa che mi piace credere vorrà solo me, ma i calami dai fianchi. Non smetterei di toccarti se ti vedo la testa volare manchi come acqua dopo mille passi. Rimani fino a quando. Rimani fino a quando noi, noi, noi. Le tue lacrime sul pavimento. Forse sì che c'era sentimento. Ma scusa se ti metto tra le cose che io voglio. Sai che mi perdo. Ma sì che fa male, fa male. Le tue lacrime sul pavimento. Forse sì che sarà sentimento. E tutti quei drammi che penso sono distanti. Se felici sono i tuoi occhi, dammi la mano e invece lasciamo le tue lacrime sul pavimento. Forse sì che sarà sentimento. No, 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 no.
Oggi, presso il Music Corner del mercato dell'usato, puoi trovare una bellissima coppia di casse RCF, modello PA152, sono revisionate e garantite 6 mesi. Vienile a scoprire presso il Music Corner del mercato dell'usato di Chiavari, in via Santa Chiara 77. L'arte del lettering nei tatuaggi rappresenta un modo unico per esprimere al meglio la propria personalità e anche le emozioni di chi li porta. Ogni lettera racconta una storia, che si tratti di un elegante lettering calligrafico o di audaci scritte graffiti. Un elemento distintivo e caratterizzante che lo puoi trovare solo da Lavagna Tattoo Shop, da Luca Bossi, in via Colombo 5 a Lavagna. E qui il numero. Un abito coloratissimo con punte di lurex firmato PHO Firenze aspetta solo te. Vienilo a scoprire presso Desideri La Boutique in via Roma 51 a Lavagna.